Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Eccoci qui all'appuntamento del sabato alle 14, con ormai, come sapete, con Clash Royale. Siamo giunti nel terzo episodio. Ragazzi, oggi andiamo subito ad affrontare la prima battaglia del giorno. Vediamo chi sarà il nostro primo avversario. Eccoci qui ragazzi nel primo scontro di questo episodio, che vi commento a parte perché a un certo punto la partita si era bloccata. Avevo deciso quindi di non registrarla, solo che siccome ragazzi l'ho giocata veramente bene, ho deciso alla fine di portarvela commentandola comunque successivamente, perché non ero riuscito praticamente a giocare più, perché a un certo punto si bloccherà la schermata e poi magari in fase di editing vi taglierò questa parte in cui si blocca tutto il gioco per motivi di connessione. Allora qui ragazzi la partita, vedete, è iniziata subito in maniera abbastanza equilibrata. Qui il mio avversario, vedete, prova attacchi con tutto ciò che ha a disposizione. Io qui riesco a andare a bombarlo e questo è il momento in cui qui si blocca tutto. Io ragazzi in questo momento non vedevo più nulla. Il gioco si era bloccato o quasi. Ecco qui, qui si è bloccato, vedete? Io ora questa parte ve la taglio. Andiamo direttamente nella fase successiva, quando il gioco si riprenderà. Ecco qui ragazzi, dopo una ventina di secondi di blocco totale mi sono ritrovato in questa situazione con un gigante che mi stava per abbattere la torre. Ecco qui, guardate il gigante che quasi riesce ad abbattermi la torre. Io qui inizio a schierare il gigante e la capanna dei goblin. Cerco di reagire, lui mi butta le frecce e mi distrugge la prima torre. Quindi 1-0 per il mio avversario. Già qui avevo deciso di abortire la partita perché non mi sembrava giusto, in quanto io non vedevo più nulla. Poi ragazzi succede l'inaspettato. Da questo momento in poi, con la capanna dei goblin, riesco a recuperare. Guardate qui, dischiero un bombarolo per andare verso la torre che è più danneggiata. Qui nel frattempo vedete i goblin continuano a venire prodotti dalla capanna. Qui cerca di distruggermi la seconda torre con l'altro gigante, solo che vedete non fa neanche in tempo ad arrivare che viene distrutto. Qui prova a mandarmi contro un cavaliere e io gli metto gli arcieri e lo distruggo. Guardate qua, qua arriviamo contro la sua prima capanna a un minuto dalla fine. Guardate qua, la sua capanna è stata quasi distrutta. Prova a distruggermi la torre principale, non ce la fa. Io qui inizio a distruggere anche io la sua torre principale e qua riesco ad abbattere la sua prima torre. Quindi siamo in questo momento uno pari, con i goblin che continuano ad essere prodotti. Qua mi si distrugge la capanna dei goblin. Vedete qui il gigante nel frattempo di livello 2 sta distruggendo la sua torre principale fino a ridurla praticamente a 0. E guardate qui, ho vinto così il match. Quindi distrutto la sua torre principale e scontro terminato. Ok ragazzi, allora ho fatto una partita, non ce l'ho registrata, ma il commentary ve l'ho fatto in differita perché si era bloccato tutto. E ho vinto e quindi ho avuto un baule della corona, perché ho completato 10 battaglie, e un baule d'oro in regalo. Quindi andiamo ad aprire per prima cosa il baule d'oro. Allora ragazzi, ecco qua, con 10 carte, vogliono però 48 gemme, io purtroppo non ce l'ho, quindi devo aspettare, però non posso aprirlo. E qui baule della corona, apriamolo e vediamo un po'. Allora vabbè, oro 426 142 gemme, quindi potrò aprire il baule d'oro. Carta comune, oh benissimo, arciere carta comune per 3, quindi ho aumentato il livello. Carta comune goblin, ho aumentato il livello. Frecce, la stessa cosa, ho aumentato il livello. E sfera infuocata, carta rara, ho aumentato anche qui il livello. Un altro ragazzi, ora con le gemme posso aprire il baule d'oro, vediamo. Vabbè, altro oro, ancora frecce, ancora carta goblin lancieri, quindi migliorata. Arcieri lo stesso, e infine anche qui sfera infuocata, carta rara migliorata. Ok, allora andiamo a migliorare un po' di livelli. Miglioriamo gli arcieri. Perfetto, livello 3 raggiunto. Ecco qui le statistiche che migliorano ovviamente. Andiamo a migliorare la sfera infuocata, che è importantissimo visto che la uso molmolto. Passa a livello 2. Ok ragazzi, ho raggiunto il livello 3, clan sbloccati. Torre del re, vedete, torri dell'arena. Eccoci qui, abbiamo come avversario Nezirov Kenan. Attenzione ragazzi, allora partiamo subito noi all'attacco con il cavaliere di livello 3 e vediamo un po' che cosa succede. Lui è partito subito forte all'attacco, ma anche noi non dobbiamo essere da meno. Andiamo qui, vedete, lui c'è il gigante comunque di livello 1, quindi rimettiamo anche un bel bombarolo di livello 3 in difesa. Così, qua mettiamo anche gli arcieri. Qui il gigante non ci ha fatto praticamente quasi un cazzo di nulla. Io direi di iniziare a colpirgli la torre con le frecce di livello 4. E vedete, infatti gli fanno del male.
E poi mettiamo i goblin lancieri, che sono migliorati di livello. Ok ragazzi, andiamo ad attaccarlo e distruggerlo sto stronzo, se ci riusciamo. Abbiamo 458 di livello, c'è lui. Potremmo farcela, vediamo un po'. Tanto quello non è un pericolo. 315. Ok ragazzi, andiamo con il cavaliere di livello 3. Attenzione ragazzi, sta arrivando col gigante. Dobbiamo muoverci. Mettiamo qua un bel bombarolo in difesa. Che è una... Attenzione qua, vediamo. Distrutto la torre? Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo distrutto una sua torre. Qua ragazzi, sta cercando col gigante di metterci in difficoltà. Quindi gliel'abbiamo distrutto però il gigante. E andiamo... Anzi, aspettiamo un attimo ragazzi. Andiamo con le frecce contro la sua torre principale. Non abbiamo fatto praticamente quasi nulla. Ok. Qua mettiamo un moschettiere. Vediamo se riusciamo a distruggerli. Sì, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Li abbiamo distrutto il cavaliere. E ora ragazzi buttiamoli una bella sfera infuocata. Solo che lui che è arrivato con il gigante. Devo andare subito in difesa con i goblin lancieri. Vediamo se riusciamo a fargli qualcosa. Vediamo ragazzi, perché il gigante è un vero e proprio problema. Vedete, sta cercando di abbattermi la torre. Ce l'ha quasi fatta. Ma noi ora rischiamo noi un bel gigante. Vediamo ragazzi se riusciamo a fargli del male qua. Attenzione, rischiamo il bombarolo. Andiamo qua ragazzi. Qua dobbiamo cercare di bloccarlo subito alla fonte il suo di gigante. Qua dobbiamo bloccarli subito ragazzi. 30 secondi rimanenti. Attenzione, la seconda torre sua è caduta. Lui sta arrivando qua con il gigante. Io direi di cercare di fermarlo a tutti i costi. Infatti l'abbiamo appena fermato. Continuiamo ragazzi. Qua c'è una grandissima lotta nel frattempo. Io direi di buttare una sfera infuocata per iniziare a ridurre i danni. Mancano 9 secondi. Non ce la fa ragazzi. Ha perso due torri e abbiamo vinto anche questa. Vedete? Dominio totale. E io ora faccio anche... Ok. Ok. Prendiamolo un po' per il culo, già che stiamo. E abbiamo vinto con 2 torri a 0. Abbiamo ottenuto anche un baule d'argento. Così ragazzi. Abbiamo ottenuto altre 2 corone della battaglia. Per il baule della corona, scusate. 3 ore per lo sblocco del baule d'argento. Ho ci vuole un 18 gemme, io gemme non ne ho. Ok ragazzi, con questo si conclude anche il 3° episodio. Spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, commentate, condividete. Mi raccomando, se non l'avete fatto ragazzi, iscrivetevi al canale. Lasciatemi sempre commenti dandomi consigli che mi sarebbero utilissimi. Come vedete siamo riusciti a vincere in questo episodio 2 partite su 2. Quindi piano piano stiamo migliorando. Ragazzi, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social. Quindi passate anche dalle mie pagine. Qui da AngeloNero83 è tutto. Ci vediamo sabato prossimo alle 14. E ciao gamers. I'm good, I'm good. I'm good. I'm good.